Ciao Mirna, Buongiorno a tutti. noi ci siamo già incontrati quando tu avevi appena fondato Business Mamma. Sì. E adesso cosa ne Allora, adesso Business Mom è ancora un'associazione che aiuta le mamme che hanno problemi, magari che vengono lasciate a casa da lavoro semplicemente perché hanno scoperto di dover aspettare un figlio. Però al momento Business Mom si è anche divisa, quindi adesso ha due anime. Uno è il blog che va avanti a prescindere e nel blog parliamo di start-up, di mettersi in proprio, di gestione famiglia-lavoro, di come conciliare famiglia e lavoro e a volte anche dei problemi e di possibili soluzioni che magari abbiamo con i nostri figli, quindi ad esempio come gestire l'invidia e aspetti di questo tipo. L'associazione invece ancora ogni tanto viene contattata dalle mamme molto spesso, che vengono purtroppo lasciate a casa. In Italia sono ancora tante le mamme che vengono lasciate a casa dal lavoro, o meglio, le donne che appena dicono di essere incinta vengono allontanate dal mondo del lavoro e quindi nel nostro piccolo tentiamo di aiutarle. Ne approfitto a questo punto, scusami se lo faccio, per dire che se ci sono degli avvocati del lavoro che hanno voglia di mettersi in contatto con Business Mom per aiutare le mamme, anche solo dando pochi consigli, che vadano appunto sul sito associazionebusinessmom.it, perché anche di recente stiamo tentando di trovare un avvocato che dia qualche consiglio a una mamma di Livorno e stiamo facendo fatica a trovarlo. Quindi, scusa se faccio un uso improprio No, del certo, ma mezzo. assolutamente puoi farlo. Senti, invece ci parli di un tribe? Allora, InTribe è una società che si occupa di fare analisi qualitative sfruttando principalmente il web, quindi la netnografia. Sono indagini di marketing antropologico, quindi vengono svolte da persone competenti sia nell'analisi di marketing e anche di antropologi, quindi persone che si occupano di analizzare la società dal punto di vista antropologico e culturale. Facciamo indagini prevalentemente nel web, netnografiche, quindi utilizzando i metodi dell'antropologia applicati al web e poi anche utilizzando focus group e interviste. L'obiettivo è quello di fare prevalentemente indagini sociali, quindi ciò che facciamo noi è studiare il contesto culturale e capire ciò che culturalmente può essere accettato oppure no e il perché. Con questa metodologia siamo anche in grado di capire il silenzio, ovvero quando di un determinato argomento non si parla, noi riusciamo ad individuare il perché culturalmente questo argomento non viene accolto nel web piuttosto che non viene discusso. E questo ci aiuta anche a fare poi delle analisi che possono assolutamente essere sfruttate dalle aziende e dai brand. Benissimo, molto interessante. Brava Mirna e spero di Grazie. vederti presto. Volentieri, grazie mille. Ciao.